dolci e affetti. Dimmi caro, che hai più bisogno dei dolci o di affetti? Di affetti, hai ragione. Ha detto sì. Ha detto sì. Il dottor Ottavio Rosati, psicanalista, e il suo piccolo zoo. Il dottor Pappafreud, reincarnazione del celebre Sigmund. Oggi di cosa parliamo? Parliamo di dolci e di affetti. In che senso la ricerca del dolce, di cui adesso il Pappafreud ci sta dando un'eloquente dimostrazione, diciamo, può essere indagata e nei limiti del possibile, tenuta a bada da una certa consapevolezza psicanalitica, perché a volte la compulsione a mangiare dolci è altrettanto potente di quella a bere, tant'è vero che in qualche trattato di psichiatria si parla addirittura di cioccolatinomania, come di una vera e propria categoria nosografica. Che è un'ossessione riempirsi di cioccolato. La Nutella in questo caso è diventata simbolica nella nostra epoca, no? Quella poi è pura appiccicosa, avvolgente, peggio mi sento. Quasi una droga. Quasi una droga. Proprio per colmare lacune, affetti, mancanze di affetti. Mancanze. Poi noi sappiamo, tu che hai viaggiato tantissimo e nei tuoi libri hai descritto alcuni di questi viaggi, che la grandezza di una cultura, insomma, si valuta anche dalla raffinatezza dei suoi dolci, e che anche grandi letterati, scrittori, artisti hanno avuto una debolezza per i dolci che in alcuni casi sembrava compensare una vita sessuale piuttosto, diciamo così, modesta, carente, certo. No? E quindi il Pappafreud. Abbiamo due esempi forti, perché ad esempio D'Annunzio amava molto più i pari cibi salati, grande mangiatore di aringhe in salse, eccetera. Leopardi, che invece pare non avesse una vita sessuale particolarmente vivace, golosissimo di gelati. I suoi viaggi a Napoli con Ranieri pare che fossero soprattutto per abbuffarsi di gelati. Già, e anche Kierkegaard, il grande filosofo esistenzialista, un grande goloso. È un grande goloso. Ma il mangiare gelato cosa significa? O mangiare comunque dolce, insomma, riempirsi di dolce sul piano psicanalitico che senso? Beh, diciamo che il collegamento dolci-affetti può essere in parte dovuto al fatto che in alcune famiglie il bambino, soprattutto nei tempi passati, veniva gratificato con i dolci o in occasione di grandi festività. Questo non vale per il Pappafreud, che viene gratificato continuamente da cornetti italiani o da fettine di Sachertort viennese. Oppure che il bambino o la bambina ricevevano dei dolci come ricompensa. Oppure che la mamma, quando voleva fare qualche cosa per fargli sentire amati, si metteva a fare dei dolci. Ricordiamoci che il fatto di poter comprare e gustare dolci immediatamente è di data relativamente moderna, perché già nell'Abruzzo dei miei genitori i dolci si facevano in casa, in occasione di grandi feste come Natale e come la Pasqua. Quindi già prima c'è questa associazione. Poi un'altra spiegazione su cui insistono tutti gli studiosi che si sono occupati del fenomeno è che il prototipo dell'amore materno è ovviamente il seno, il latte della madre, e quello è dolce, tant'è vero che torna anche nei nostri rapporti erotico-affettivi, no? Cioè noi diciamo cara come sei dolce, no? Cioè non ci verrebbe mai dire come sei salata, amore mio, anche se poi magari, voglio dire, può essere anche che nella frenesia erotica diciamo una parte di noi gradisca anche dei grani di minerali sulla pelle della persona amata, però è sempre comunque dolce. Un richiamo al seno materno che molti dolci anche sul piano formale cercano di assumere, no? Penso al babà, penso a tutta una serie di formati di dolci sia al cucchiaio che da forno, che hanno un preciso richiamo o al seno materno o a comunque altre forme. Cannoli, ciambelle, si va sopra, sotto, ovunque. Abbiamo sul fallico in questo caso. Sul fallico, anche sul seno, su tutta la varietà sconfinata, ma gli studiosi di alcuni meccanismi erotici che passano in chiave kleiniana, la chiave che il nostro Pappafreud viene qui a studiare in epoca moderna, è per questo che si è reincarnato in un pappagallo, sostengono che appunto nella reverie, nelle fantasie dell'adulto, a volte anche per esempio la ricerca del fallo, del pene, stia sul piano dei significanti inconsci al posto del seno. Non a caso dal pene in erezione esce fuori qualche cosa che è bianca e caldo, appunto come il latte che abbiamo avuto dal seno materno. E a questo proposito rivolgiamoci ai grandi artisti che la sanno molto più lunga dei grandi psicanalisti e vediamo una sequenza memorabile di un indimenticabile film di Marco Ferreri, La Grande Abbuffata. Vediamo. Fai tutto quello che vuoi con le foto di tuo padre e tua madre, poveretti. Ma io non voglio entrarci in questa storia. Questa foto non uscirà di qui. Tutta la vita ti ho dato per arrivare a questo punto. Non sapere dove vai. Nicole. Va bene, va. Ho capito. Vai ancora a donne. Dai, dammi la foto. Mai e poi mai. Ma sei matta? Dai, dammela, dammela, no. Nicole. No, no. Non fare così, Philippe. Non andare con le donne. Pensa alla carriera. Giurami che non andrai con le donnacce. Posso continuare a sacrificarmi come ho fatto fino adesso. Puoi restare in famiglia. Ma Nicole, ti rendi conto di quello che dici, eh? Chi ti ha tenuto in braccio quando eri piccolo? Chi ti ha dato il seno? No, Nicole, devo partire, è tardi. Tu mi violenti sempre. Credi che delle donnacce potranno rimpiazzarmi? Oh no, Philippe. Potenza illusionistica del cornetto, del cannolo e del babà. Mi vado convincendo che se noi in Italia potessimo fare una di quelle grandi ricerche sperimentali con cui occupano il loro tempo le università americane, sai che ogni tanto si legge dei ricercatori dell'università dell'età, scoperta, una cosa assolutamente ovvia che si sa benissimo, che però è provata sperimentalmente. Beh, io farei una ricerca interessante per provare il carattere illusionistico dei dolci. Dico illusionistico proprio nel senso dei giochi di prestigio. Quindi alla Houdini. Alla Houdini, sì, che come sappiamo è il più grande mago forse di tutti i tempi, oltre che del nostro secolo. Certo. Che ho fatto una piccola indagine nelle pasticcerie e, oddio, robetta, niente di accademico, nel mio piccolo 3-4 cuochi, 3-4 diciamo banconi di bar. E ho visto che molte persone che entrano a comprare dei dolci fanno con se stessi dei giochi, dei meccanismi di autoinganno. Per esempio stamattina una signora entra con la mano davanti agli occhi, fa non mi fate vedere niente, non voglio vedere niente, come se chissà che altro avrebbe potuto vedere, no? Allora il barman, molto compiacente, stava al gioco, ha detto no, no, per carità signora, lei faccia finta di niente. E la signora ha detto una frase sublime, dice vabbè, mi dia un cappuccino che sappia anche di cornetto. Ecco, quindi questa evocazione attraverso il dolce di qualche cosa che rimane sempre al di là, lontano, fuori, inaccessibile. Quando cerchiamo un dolce, noi siamo i prestigiatori che ingannano se stessi. Cerchiamo un significante puro che è l'amore della madre, l'affetto, perché a differenza del cibo salato, che è nutriente, in fondo il dolce è un sovrappiù, una cosa che non serve necessariamente a nutrirci, ma a rendere il pasto particolarmente affascinante. Io ricordo un gastronomo cipriota che mi diceva nella nostra isola ci sono i vini, gli alcolici, le carni, questi sono i cibi dei maschi. Poi ci sono i dolci, dolci molto mielosi, dolci molto zuccherosi. Questa è la parte femminile della nostra gastronomia. Dal punto di vista psicanalitico condividi una... Io credo di sì, nel senso che il richiamo al dolce è veramente il richiamo al significante materno e questo vale sia per il bambino sia per la bambina. Nella sua autobiografia il grande filosofo Bertrand Russell dice che ai suoi tempi i dolci non si vedevano praticamente mai, addirittura che persino la frutta era qualcosa di eccezionale. E io ricordo che molto tempo fa mio padre, che è stato un funzionario molto serio, molto onesto, un ispettore generale delle finanze, ebbe un'onorificenza al capo dello Stato che però non arrivava mai. E lo vidi preoccupato. Poi un giorno lo sentii parlare con un avvocato e la pratica era stata, diciamo, fermata da un fattaccio nascosto della sua infanzia. Che era successo? Che all'età di 14 anni aveva fatto 2 giorni di galera per avere rubato da un albero 3 albicocche. Ecco, questo succedeva... Era segnato nel curriculum vitae, quindi è un grande blocco. E poi lui dice, nemmeno mature, diceva, no? Ecco, e su questo fatto dei tempi di Bertrand Russell, diciamo, l'inaccessibilità della dolcezza materna attraverso i dolci, c'è un film tra i cui protagonisti c'è appunto il grande mago Houdini, di cui parlavamo prima, oltre che Sir Arthur Conan Doyle, l'inventore di Sherlock Holmes. Conan Doyle, come sai, credeva nello spiritismo, mentre Houdini passò buona parte della seconda parte della sua carriera a dimostrare la falsità degli spiritisti e a smascherare i loro trucchi. Allora, in questo film c'è una scena in cui si riferisce a un episodio realmente accaduto, cioè delle bambine a Londra videro e fotografarono nel giardino di casa loro delle fate. E queste foto fecero sensazione e vennero, diciamo così, validate dalla testimonianza di Sir Arthur Conan Doyle. Molto dolce questa situazione. Nel film che stiamo per vedere, l'incontro fra una di queste bambine, si finge però nel nostro film che le fate ci siano davvero, e Houdini. Veramente dolcissima come situazione. Ti nascondi? No. Beh, sì. Anch'io. Vieni qui. Siediti. Ti piace la frutta? Sì. Mela o pera? Pera, per favore. Va bene così o hai bisogno di un tavolo? Va bene, grazie. Posso farle una domanda? Prego, Elsie. Li svela mai a qualcuno? Che cosa? I segreti dei suoi numeri. Beh, sa, giusto per vedere che espressione fa la gente. No, mai. Mai e poi mai. E nessuno li conoscerà mai, neanche quando sarò morto. E vuoi che ti dica una cosa? Nessuno li vuole conoscere, non sono felici quando glieli sveli. Ora posso farti io una domanda? Sì. Vieni a vedere il mio spettacolo? Sì, certo. Trucchi, dolcissimi trucchi. Molto dolci e giustamente rispettati, come ho rispettato quello del cuoco che stamattina fa, dice: ma guardi dottore che i dolci fanno benissimo la digestione, cosa che sappiamo discutibile, perlomeno discutibile. E dico, ah sì, come fai a saperlo? Lui fa, dice, beh, naturale, fanno venire l'acquolina in bocca. Bene, grazie, grazie al dottor Rosati, grazie ai suoi piccoli e coloratissimi animali.